consulente eventi, è venuto a trovarmi qui allo stand di GAM, Vincenzo Speranza. Ciao Vincenzo. Ciao. Ciao. Allora, tema MiFID 2, un tema centrale che sta facendo andare parecchio in fibrillazione il settore, perché indubbiamente il venir meno di questa opacità necessariamente fa venire fuori il vero merito dei consulenti finanziari. È proprio così? Secondo me sì, perché finora i clienti, diciamo, guardavano solo la performance, punto. Il cliente, il banker bravo, il banker cattivo, altro non contava poco. Col discorso dei, soprattutto dei costi, che deve essere esplicitato, come anche nella mia azienda per quale lavoro, secondo me questo è stato un grosso vantaggio e sarà un grosso vantaggio per il futuro, perché bisogna comunque riconoscere ai consulenti un valore aggiunto rispetto a quello che potrebbe essere una gestione passiva dei risparmi. Quindi il cliente, andando a vedere quello che effettivamente paga e dall'altra parte il servizio che gli do, parlo di me ovviamente nella fattispecie, sicuramente potrà capire che rispetto al passato, dove vedeva le performance e basta, oggi potrebbe vedere quello che effettivamente è stato fatto e non è stato fatto dai precedenti gestori di portafoglio che aveva. Su questo penso che noi consulenti abbiamo una marcia in più, perché finora purtroppo il sistema bancario non era abbastanza trasparente, e questo può essere un bel lasciapassare per chi ha sempre lavorato con la trasparenza, dando soprattutto attenzione a quello che è la caratteristica e l'esigenza del cliente finale. Uno dei fattori distintivi che ha caratterizzato la consulenza finanziaria negli ultimi 30 anni era in qualche modo quella di essere un ottimo allocatore di portafogli, competenza che però oggi sta per essere sostituita o addirittura è già stata sostituita dalle macchine, dalla tecnologia. Quale sarà a questo punto il futuro della consulenza, inteso come passare da ottimi allocatori di portafogli a architetti di soluzioni o pianificatori? Secondo me la cosa principale è quella di curare la gestione del cliente, gestione dell'emotività, diventare più che gestore di portafoglio, gestore dell'esigenza del cliente. Quindi secondo me siamo in un momento in cui effettivamente è un bel bivio. Le macchine ci sono, ci saranno sempre, ma probabilmente noi riusciremo a interpretare meglio quello che è l'esigenza del cliente finale rispetto a una macchina che è meramente passiva. Quindi da questo punto di vista vedo la nostra figura come una figura che potrebbe emergere in uno scenario del genere, che può essere anche affiancata da una macchina, perché no? Rispetto a questo, GAM è sempre stata molto 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 focalizzata sul fornire ai consulenti finanziari strumenti di qualità, ma anche cercare di aumentare quelle che sono le competenze di questi ultimi, per esempio attraverso iniziative quali GAM Academy, che precedentemente era chiamata GAM con te, quindi con le rubriche di Carlo Benetti, l'Alfa e il Beta, di I soldi in testa del professor Legrenzi, l'imprenditore di Enrico Florentino. Allora, come giudichi da addetto ai lavori questa modalità anche di approccio di GAM e che tipo di vantaggi ti ha dato nel tempo? Allora, sicuramente la formazione passa anche da cose del genere. Non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di capire. Avere una struttura già che ti crea un qualcosa che ti può anche smarcare al momento una richiesta o un'esigenza particolare è utilissimo. Personalmente anche l'imprenditore promotore, diciamo, mi ha aiutato in una trattativa con un cliente, quindi a volte sono delle cose che noi non abbiamo il tempo a mettere, ovviamente dobbiamo gestire i clienti, quindi già è difficile il lavoro, non abbiamo tempo. Avere qualcuno che ce lo fa per noi e farlo in quel modo, certamente un po' asettico, sicuramente aiuta. Grazie, da Consulenza 20 Vincenzo Speranza e Enrico Florentino.